Rassegna stampa di oggi 9 aprile 2018, cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Salvini, governo centrodestra, Movimento 5 Stelle, 51% di possibilità, chiede un incontro con Di Maio. La replica è stata ammucchiata allo 0%. Il leader della Lega chiede un incontro al capo politico del Movimento. Il tema resta quello del premiership che per ora nessuno di due ha mostrato di voler fare un passo indietro e la soluzione del premier terzo per il leader del Carroccio è subordinata al raggiungimento di un accordo. Chi lo vota? I voti in parlamenti da dove arrivano? Dal centrodestra e io immagino dai 5 Stelle, dicono. Ma staremo a vedere. Siria, raid aereo su base aerea a Homs. La Russia avverte gli USA, erano caccia israeliane. È uno sviluppo pericoloso. Il bombardamento ha colpito la struttura militare di Tayfur, vicino a Homs, causando la morte di almeno 12 militari, tra cui alcuni soldati iraniani. Mosca dice che la strage di Douma è una provocazione per incolpare Damasco di uso di armi chimiche. Questo potrebbe essere anche vero, cari amici. Comunque gli israeliani, è il popolo che odia Dio, quindi fa parte del popolo di Satana. Siracusa, museo del papiro, mette in vendita i suoi frammenti. Non abbiamo soldi, rischiamo la chiusura. L'annuncio che ora è stato rimosso è stato pubblicato sul sito della struttura e segnalato da una ricercatrice italiana che cura il museo di Manchester. Il fondatore ha detto: la regione ci ha dimezzato di anno in anno i contributi e abbiamo bisogno di liquidità per andare avanti. È un grave lutto questo, se dovesse accadere che questo pezzo di papiro, insomma, questo frammento di papiro dovesse essere venduto e non rimanere in un museo a Siracusa in Italia. Notav raccontò irruzione di manifestanti nella sede di una società. Il giornalista condannato per violazione di domicilio. La sentenza è emessa dal giudice del Tribunale di Torino, Isabella Messina, condanna il cronista Davide Falcioni a 4 mesi. I fatti risalgono al 24 agosto 2012. Falcioni raccontò che durante l'irruzione alla geodata non c'erano state tensioni particolari o episodi violenti. Per quella manifestazione 19 manifestanti furono condannati in primo grado nel 2015. Comunque il suo legale ha detto: siamo alla teorizzazione giudiziaria del giornalismo embedded. E questo è vero, cari amici, si cerca di colpire. Fate caso che tutte le TV, le piccole TV, quelle regionali e locali, stanno chiudendo per prime i servizi giornalistici. Sarà un caso? Poi questa sentenza che arriva un po' di tutto contro il giornalismo, eh? Papa Francesco risponde a chi lo accusa di essere comunista. Povertà e migranti non sono temi marginali, ha detto. Papa Francesco risponde così proprio nella sua esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, intitolata appunto Gaudete et exultate, a chi lo accusa di essere comunista per il suo costante impegno in favore dei profughi, un impegno che secondo i suoi critici più accesi nel mondo cattolico andrebbe a discapito dei cosiddetti valori non negoziabili, ovvero quelli che riguardano la sfera bioetica. Non capisco sta sfera bioetica cosa c'entra con essere cristiani. Essere cristiani significa portare avanti il messaggio di Cristo, o ce ne siamo dimenticati? Io credo proprio che ce ne siamo dimenticati, cari amici. Tutto qua. La rassegna stampa termina qui. Oggi 9 aprile 2018, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV e vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione.